Se una persona omosessuale trova abbastanza facilmente accoglienza da parte di sacerdoti, eccetera, una coppia ancora no. Anche noi siamo famiglie, quindi che si prenda consapevolezza che i nostri figli esistono. Io sono Andrea. Io sono Dario. Ci siamo sposati in Canada nel 2008, siamo cattolici e questa è la nostra famiglia. Frequentiamo una parrocchia e andiamo a messa con i bambini. Dire che ci sentiamo accettati, almeno parlo per me, del tutto ancora non è così. Il mio coming out in parrocchia avviene in maniera un po' prudente, cioè con persone con cui ho maturato una confidenza e con cui penso di potermi aprire. Ecco, penso che questo sarebbe molto bello se tutto questo non esistesse. Marina, zucchero di canna, melassa, zenzero. Adesso basta perché... lo so, allora, noi siamo ancora immersi in un percorso di transizione della Chiesa Cattolica sui temi LGBT in maniera ufficiale. Se una persona omosessuale trova abbastanza facilmente oggi accoglienza da parte di sacerdoti, eccetera, una coppia ancora no. È pronto, eh? Allora, è pronto? A tavola! Il fatto di essere chiamato Finocchio o cose di questo genere era una fonte di terrore, e quindi questo ci ha portato anche dal momento in cui abbiamo cominciato la nostra storia a essere nascosti per tanti anni. Ero inserito in un contesto in cui non era prevista l'omosessualità, era una cosa che ho respinto in maniera molto forte per tanti anni. Il mio principale sogno era svegliarmi una mattina e non esserlo più. Il concetto di famiglia per noi è stata una conquista. Alla fine ci siamo dichiarati alle nostre famiglie, poi siamo andati a vivere insieme, ci siamo sposati in Canada, poi abbiamo capito che c'era spazio per bambini, animali, amore, spazio per creare un progetto. Artemisia è arrivata nel 2012 e poi Jacopo e Chloe alla fine del 2013. Sono tutti e tre nati in Canada, a Kitchener, in Ontario. Abbiamo fatto un percorso molto lungo perché la legge canadese è molto, molto ben regolamentata e molto complessa per diventare genitori, quindi abbiamo dovuto ottenere diversi nulla osta. Alla fine di questo percorso abbiamo potuto iniziare l'avventura. I nostri figli sanno esattamente come sono venuti al mondo, con la gestante, con la persona che ha portato in grembo tutti i nostri tre figli, c'è un bellissimo rapporto. Lei si chiama Carrie Lynn ed è una donna lesbica che aveva come interesse aiutare un'altra coppia gay. Sanno che erano nella pancia di Carrie Lynn e che Carrie Lynn è stata fondamentale per farli passare da embrione a bambino, perché questa è poi quello che è parte della loro storia. Loro per nascere non sarebbero nati senza l'aiuto di Carrie Lynn. Le speranze delle famiglie LGBT siano che finalmente ci sia il riconoscimento che anche noi siamo famiglie, come tutti gli altri non siamo famiglie di serie B, che i nostri figli esistono, cioè in Italia noi abbiamo oltre 1000 bambini, forse più di 1000 bambini nati da famiglie arcobaleno, esistono, devono avere uguali diritti. Al momento in Italia non c'è una legislazione. Quindi è necessario che si faccia in qualche modo una presa di coscienza che vada oltre il profilo ideologico per arrivare a garantire tutela ai figli delle famiglie arcobaleno, che oggi troppo spesso hanno ancora la tutela legale ed economica, quindi, di un solo genitore. Per quanto riguarda il mondo cattolico, penso che si possa ancora fare molto per far sì che si possa favorire la partecipazione delle famiglie LGBT all'interno delle comunità. Thank you.